Impara l'arte e mettila da parte. È veramente corretto questo detto, caro elettricista? Scopriamolo insieme. Ciao, sono Alessio Piamonti, sono il progettista capotecnico del mio studio di progettazione e sono anche il fondatore del brand Il Professionista Elettrico, con il quale divulgo le normative in maniera semplice e senza tutti quei tecnicismi incomprensibili. Oggi voglio parlarti di questo argomento. Ho fatto un post sul gruppo Facebook degli elettricisti illuminati, che è il gruppo dedicato a chi fa parte del circolo appunto elettricisti illuminati, presentando questa, diciamo, slide in cui facevo vedere che c'erano dei montanti e nella cassetta di derivazione era stato messo un cartellino che contrassegnava il montante, quindi per dare un lavoro più pulito, per dare un lavoro più bello, fatto meglio, in modo che fosse più riconoscibile l'impianto. E poi ho posto questo quesito. Curiosità, voi non mettete quel cartellino di contrassegno dei montanti? Ma una curiosità. Ho ricevuto alcune risposte che mi hanno un attimo lasciato interdetto. In particolare vediamo Emanuele e Simone che mi dicono che cercano di segnarle sempre, però gli è capitato a Emanuele di parlare con un proprietario di una ditta elettrica che invece pensa di non segnare mai niente, perché altrimenti se viene un altro elettricista riesce a fare il lavoro al posto suo. Quell'altro invece, Simone, mi dice che lui ha avuto la fortuna di fare qualche intervento con un capotecnico responsabile della sicurezza di una società, ma invece di insegnare il mestiere faceva stare fuori dai locali, perché altrimenti lui guardava troppo ed imparava. E questa cosa è capitata anche a me. Io, nella mia passata vita, no, con questa vita, ma in passato, ho fatto anche il manutentore. Avevo a che fare con un capo della manutenzione che non spiegava un cazzo. Lui non diceva niente perché evidentemente aveva paura che qualcuno imparasse quello che sapeva fare lui, e dopo non era più una persona indispensabile, non si sentiva più una persona necessaria. Ora, io oggi voglio spiegarti un concetto che è fondamentale. Oggi andiamo al di là di quello che dice la norma, parliamo proprio di un concetto che devi assolutamente capire. E qual è? Se tu vieni riconosciuto come il professionista della situazione, come l'unico che può dare un servizio ad hoc al cliente, tu non verrai mai scelto per il prezzo o scartato a favore del cugino di turno o del dopolavorista. No, non è così. Se tu sei in grado di far percepire la tua professionalità, a quel punto non avrai più questi problemi e potrai tranquillamente andare a mettere il cartellino, che tanto non è che chiameranno un altro, quindi può mettere le mani nell'impianto. Chiameranno sempre te, ma per fare questo, non credere che sia facile, devi farti tanto buccio di culo. La prima cosa in assoluto da fare è quella di studiare le normative, quella di studiare le basi del tuo mestiere, perché diversamente, se tu non sai queste cose, magari rischi anche di fare tanti lavori, di essere considerato una persona autorevole, quindi il professionista della situazione, ma poi arriverà un giorno in cui avrai una contestazione perché non hai fatto un impianto a norma, perché è successo qualcosa, quindi ci sarà magari una perizia che darà contro di te, e a quel punto tutta l'autorità che ti sei creato, tutto il processo che hai fatto per poter diventare la figura di riferimento del tuo settore, ecco che te lo sei andato a bruciare in un solo attimo. Se anche tu vuoi iniziare a studiare le normative, a sapere le basi che servono per diventare un vero professionista, vai qui e troverai un videocorso che ho dedicato a te. Ciao, professionista!